Ciao a tutti ragazzi, finalmente vi posso proporre la prima ricetta della cucina giapponese. In questo caso sono gli yaki udon. Forse molti di voi conosceranno piuttosto gli yakisoba, ma la differenza sta semplicemente nell'aver utilizzato un tagliolino diverso. Io ho utilizzato gli udon, che sono questi. Sono già precotti, quindi non c'è bisogno di farli cuocere prima in acqua bollente e sono facili da reperire. Io infatti li ho trovati facilmente in un negozio cinese della mia città, quindi penso che anche voi non abbiate grosse difficoltà a trovarli. A differenza invece degli yakisoba. Infatti ho scelto di utilizzare gli udon piuttosto che gli yakisoba semplicemente perché non ho trovato l'altro ingrediente. Volevo dirvi altre cose riguardo gli ingredienti, appunto, perché non sono magari i soliti ingredienti italiani. Innanzitutto vi servirà la yakisoba sauce, la salsa yakisoba, e potete ottenerla in due modi. O comprate quella già fatta, che è questa. Il sacchetto ve lo faccio vedere, è questo qua e costa 5,40 euro. C'è scritto in giapponese proprio qua yakisoba sauce e io questa l'ho trovata nel negozio a Milano, a Chinatown e vi lascio il link del negozio nell'info box, quindi la potete trovare benissimo là. Se non volete, non avete occasione di andare a Milano o volete comprare magari più ingredienti giapponesi orientali, vi lascio anche dei link di diversi negozi italiani o stranieri online e dove potete trovare senz'altro questa salsa e tantissimi altri ingredienti che vi serviranno. Infatti io nel negozio di Milano ho trovato diverse cose, ma non tutte quelle che cercavo, cosa che invece è più facile, sono più facili da trovare, diciamo, quasi tutti gli ingredienti nei negozi online. Poi, questo è, dicevo, è uno dei metodi. Se non trovate questa salsa oppure non avete modo di andare a Milano o di comprare gli ingredienti online, potete farlo in un altro modo. Potete unire un cucchiaino di oyster sauce, e non spaventatevi, è salsa di ostriche, però vi assicuro che non c'è, insomma, non è cattiva, ecco. Un cucchiaino, dicevo, di oyster sauce, un cucchiaino o mezzo cucchiaino di salsa di soia e mezzo cucchiaino di acqua o di sake. E potete ottenere lo stesso sapore anche in questo modo. L'oyster sauce si trova anche nei negozi cinesi, io l'ho vista in quella della mia città, quindi penso che riusciate a trovarlo. E questo intanto vale per la salsa yakisoba. Un'altra cosa che riguarda gli ingredienti di questo piatto è per il topping, che ovviamente di cui vi parlerò alla fine della ricetta, e ovviamente verrà messa alla fine, diciamo, della cottura, ed è composta da tre ingredienti principali: l'alga onori. E io questa tipo non l'ho trovata a Milano, quindi vi consiglio piuttosto di comprarla online oppure fate come ho fatto io. Siccome comunque è un'alga essiccata, io semplicemente ho preso uno dei fogli di alga nori che si utilizza anche per fare il sushi, l'ho tritato molto finemente e poi l'ho utilizzato come topping. Poi c'è il katsuobushi, che in pratica è il fogli di pesce essiccato e affumicato, e questo ingrediente l'ho trovato anche nel negozio di Milano, però ovviamente potete prenderlo anche online. E infine il benishoga, che è il ginger rosso. Però essendo un ingrediente fresco da frigo, non so se riuscireste a trovarlo online. Io non l'ho comprato e secondo me c'era a Milano perché non mi piace molto, però probabilmente l'ho riuscita a trovare oltre che nei negozi magari ben forniti, anche in quelli orientali cinesi delle vostre città. Dunque, penso di aver detto tutto e spero di essermi spiegata. Se avete domande, mi raccomando, fatemene pure sotto al video. Vi lascio la video ricetta, spero che vi piaccia e ci vediamo la prossima volta. Ciao! Per prima cosa prepariamo le verdure. Tagliamo le foglie del cavolo cappuccio a quadretti, prima listarelle e quindi a pezzi più piccoli. Quindi tagliamo il porro in senso diagonale, fette sottili se riuscite, ma non è importante. Schiacciamo l'aglio e lo tritiamo finemente con un coltello. Tagliamo anche la carne in pezzi piccoli. Io ho trovato queste fettine di maiale sottili che possono andare benissimo. Ovviamente potete utilizzare anche altro tipo di carne come manzo oppure pollo. In una padella facciamo rosolare le porzioni di udon o yakisoba. Non c'è bisogno di utilizzare dell'olio, bastano qualche cucchiaio di acqua o di sakè. Facciamo rosolare entrambi i lati degli spaghetti, dopodiché tagliamo le porzioni in due parti e li mettiamo al lato della padella, dove continueranno a cuocere. Nel lato, diciamo, della padella dove non ci sono gli spaghetti, incominciamo a cuocere gli altri ingredienti. Mettiamo 2 cucchiai di olio di semi,
e aggiungiamo la carne di maiale con l'aglio. Saliamo e pepiamo. Dopo aver fatto rosolare per qualche secondo la carne insieme all'aglio, possiamo aggiungere anche le verdure. Uniamo quindi le carote tagliate a julienne, io ho utilizzato semplicemente il mixer, il porro tagliato a rondelle, il cavolo cappuccio, i germogli di soia precedentemente sciacquati e scolati. Poi io avevo una zucchina, anche questa tagliata a julienne, e potete aggiungere anche una zucchina se magari l'avete nel frigo. E cominciamo a mescolare per bene tutti gli ingredienti, senza unire ancora gli spaghetti, all'interno della padella. Soffriggiamo per bene tutte le verdure insieme alla carne fino a che quest'ultima non risulti cotta. A quel punto possiamo unire alle verdure anche gli udon o gli yakisoba e mescoliamo il tutto per bene facendolo soffriggere per qualche minuto a fuoco vivace. È il momento di aggiungere la salsa yakisoba. Per circa due persone aggiungete anche 3 abbondanti cucchiai di salsa yakisoba, potete metterne anche 4 se preferite, e mescolate il tutto, continuando a far soffriggere. Utilizzando un piatto da portata abbastanza capiente, possiamo passare a impiattare gli yaki udon. L'ultima operazione è quella del topping tradizionale di questo piatto. Se non riuscite a trovare l'alga aonori, come nel mio caso, potete prendere l'alga nori, quella in foglie, e tritarla finemente con il mixer, come ho fatto io. Spolverizziamo quindi la superficie degli spaghetti con appunto l'alga onori. Quindi passiamo al katsuobushi, che è appunto questo pesce essiccato e affumicato, particolarmente saporito e vabbè, il sapore personalmente piace molto, però potete decidere voi la quantità da utilizzare. La particolarità di questo ingrediente è che con il calore si muove, sembra quasi vivo, come potete appunto vedere. Infine, l'ultimo ingrediente che però io non ho trovato è il benishoga, ovvero il ginger rosso, un rosso acceso. Spero proprio che questa prima ricetta giapponese vi possa piacere e che riusciate a sperimentarla. Grazie di aver seguito anche questa video ricetta e ci vediamo la prossima volta. Ciao!